Salve a tutti, Franz dal vostro Super Corris. Eccoci qua ragazzi, come al solito dobbiamo fare questi video che vorrei evitare di fare, ma sono necessari perché molti di voi mi dite ma Corrama lascia perdere quello, quell'altro. Io vorrei anche lasciar perdere perché a me nell'atto pratico non mi interessa. Quando qualcuno scrive un commento insultativo dimostra il suo livello di intelligenza pari allo zero, la sua scostumatezza, evidentemente non è stato educato a dovere dai genitori. Il fatto che non c'è niente dentro la zucca, quindi. Però c'è anche da dire che bisogna salvaguardare il mio canale, il mio lavoro. Voi vedete, ci sono periodi in cui si scrivono 30, 40, 50 persone al giorno, quindi di quelle persone è chiaro che molti non sanno magari il mio pensiero bene, molti si trovano a dover dire ma Corris chissà cosa pensa davvero dentro di sé, chissà che persona è. Allora, per questa gente io faccio dei video per potergli far capire che poi qual è la mia vera filosofia sul canale di vita, sulla Ferrari. Allora, mi hanno insultato, ho bannato 50-60 persone sotto il video dove parlavo di Ferrari. Chi ha orecchie per intendere e ha un minimo di intelligenza ha visto che in quel video ho riportato dichiarazioni di testate giornalistiche importanti, tra cui c'era quella di Binotto che ho visto sul sito Gazzetta dello Sport. Quindi non imbecilli che scrivono commenti senza saper nulla. Io mi baso su dichiarazioni prese da fonti attendibili, le ho riportate e le ho commentate. Quindi, prima di partire con questo video, come al solito vi dico iscrivetevi al canale se avete voglia, lasciate un bel like, seguitemi su tutti i miei social, sul canale Telegram delle offerte, Super Corris offerte Amazon, dove tutti i giorni, compreso oggi, vi metto le migliori offerte in ambito tecnologia e videogiochi di Amazon. C'è il canale ufficiale Super Corris 84 di Telegram per i sondaggi, le anteprime, tutto quello che c'è sul canale lo sapete prima degli altri. C'è Fruitlab e c'è Twitch, dove stasera torna la nostra trasmissione Super Corris Formula 1 Live, quindi alle 9:30 partiremo con tante notizie importanti. Allora ragazzi, qual è il discorso? Uno stolto, solo lo stolto può pensare, a me fa ridere quando vedo commenti, alle volte li lascio pure, estremi che estremizzano un concetto ad un altro. Ora ci sono quelli ultra Ferrari, ma io sono il primo a essere ultra Ferrari, ma sono anche una persona obiettiva. Gli ultra Ferrari che scrivono vinceremo tutto quest'anno, distruggiamo tutti la macchina qua, là sopra, senza sapere che cazzo stanno a dire. Come mi fanno ridere quelli là che scrivono Ferrari fa cagare, quest'anno già è partita sconfitta. Quello che è il mio concetto, ve lo dico subito, è che io ho un 50% che propende da una direzione, un 50% in un'altra. Che significa questo? La parte positiva che è in me, che è nel tifoso Ferrari, che è in me sfegatato, mi fa ben sperare, perché Ferrari ha lavorato 2 anni su questa vettura, quindi teoricamente si è potuta avvantaggiare potendo spendere energie e risorse sull'auto nuova. L'auto mi sembra abbastanza bella da vedere, per quanto ci sono dei dettagli che mi fanno storcere un po' il naso, ma ho detto, se all'atto pratico della pista vanno bene, io mi sto zitto. Quindi, Ferrari ha lavorato, la vettura sembra una vettura aggressiva esteticamente e con tante soluzioni innovative. Quindi da quel punto di vista c'è la parte positiva di me che dice sono convinto che quest'anno almeno lottiamo per le vittorie, se ci va proprio di culo si può lottare anche per il mondiale, i piloti ce l'abbiamo, quindi se si allineano quei pianeti che si dovrebbero allineare, Ferrari può fare un bel mondiale, vincere delle gare che ci manca perché sono 2 anni che non vinciamo, soprattutto magari se gli altri non si dimostrano così avvantaggiati nelle prestazioni come sembra, si può puntare anche a lottare per il mondiale, perché Mercedes, come abbiamo visto, ha riproposto una macchina per quanto estrema sulla base del modello degli anni scorsi, perché evidentemente non ha avuto tutto il tempo che ha avuto Ferrari per proporre un qualcosa di completamente nuovo. Red Bull, che ha un genio come Adrian Newey di progettista, ha proposto una vettura che abbiamo intravisto poco, ma ha cambiato lo schema di sospensioni, quindi si presume una vettura estrema che gli può andare bene, e se gli va bene è davanti e fa il suo lavoro, se non gli va bene può avere dei problemi durante la stagione. Questo è il discorso. La parte deludente, la parte scettica di me è la parte che dice Ferrari viene da anni di merda, il team che ha fatto le macchine di merda è questo, il team che ha preso una vettura dal 2018 in poi e l'ha fatta scendere sempre più nei meandri della bassa classifica è lo stesso di quello che ha fatto la vettura di quest'anno. Quindi è chiaro che lo scettico che è in me dice Binotto non mi sembra un team principal con le palle. Binotto potrà essere un grandissimo ingegnere, un grandissimo capo ingegnere,
non ha le qualità, secondo me, per fare il team principal. Questi sono i miei obiettivi, mie idee. Quindi, che ora voi volete venire su questo canale sperando con gli insulti di farmi cambiare idea, avete sbagliato, ragazzi, perché questo non è un canale opinionistico. Non è come tutti gli altri canali di Formula 1 dove si parla bene di tutto e di tutti, a prescindere, perché se uno parla bene di tutto e di tutti in Formula 1 cresce molto più velocemente. Io vedo canali di gente che sa la metà delle cose che so io, che segue la Formula 1 da metà del tempo, cresce, perché bella Mercedes, bella Red Bull, bella Ferrari, bella McLaren, sono sempre amici di tutti, non espongono mai un giudizio, parlano solo in maniera velata di tutto. Andate a vedere quelli. Qua c'è il canale di una persona che vuole dire quello che pensa, nel bene o nel male. Se non vi va bene, ragazzi, è inutile che scrivete l'insulto, perché io vi banno e vi cancello dal canale subito. Non vi do tempo neanche, appena vedo l'insulto, io lo cancello subito. E vi dico, vi ripeto, appena avrò tempo, che farò meno video, che starò più tranquillo, ragazzi, vi beccate pure qualche denuncia, perché chi si permette di venire a scrivere un commento insultativo sulla persona, e sono tutta gente che ha iniziato a seguire il canale da pochissimo, perché alcuni l'hanno scritto pure, ho visto questo video per la prima volta e me ne sbatti i coglioni, alcuni invece si vede, non hanno mai scritto e vengono a dare giudizi sulla persona che sono io senza sapere la mia storia, le mie passioni, come penso davvero io. Sono imbecilli e meritano di essere bannati e allontanati dal canale. Perché? Perché sono leoni da tastiera che nella vita reale non c'hanno le palle manco per andare al bar a prendersi un caffè. Perché solo quello possono fare i leoni dietro una tastiera, essere bannati e buttati nel cesso insieme agli altri come loro. Perché le persone un po' intelligenti con un pizzico di educazione vengono e scrivono: Corrà, guarda, io penso così, e gli ho risposto anche a tante persone del genere. Gli ho risposto anche e gli ho dato le mie motivazioni. L'imbecille merita di essere allontanato dal canale. Qua non avete capito, non è un canale dove fate quello che cazzo vi pare, come su tanti altri che lasciano gli insulti sotto i video, lasciano i commenti. No, questo è un canale dove voi, se volete, nessuno vi è venuto a prendere a casa a dirvi dovete vedere i video di Supercore. Se voi entrate in questo canale e volete, non siete d'accordo con quello che dico io, argomentate in maniera adeguata e io vi rispondo pure. Se siete degli scostumati, come quello là in quella trasmissione che iniziò a sbroccare, a dirmene di tutti i colori, quando io in maniera assolutamente educata l'ho umiliato e rimesso al posto suo, allora dovete andare altrove, perché qua i commenti vostri insultativi li cancelliamo, vi bagniamo e ve la prendete in quel posto. Perché questo non è un canale opinionistico, questo è un canale dove c'è una persona che dice quello che pensa e gli altri potete argomentare, potete dire la vostra, ma io continuo a pensare quello che c'è nella mia mente. Io posso pure domani scrivere Haas vincerà il mondiale, sono cazzi miei. Se non siete d'accordo, problemi vostri, problemi vostri. A me non me ne frega un cazzo, io seguo la Formula 1 da una vita. Grazie al fatto che mi sono messo a parlare in Formula 1, con la mia sincerità ho acquisito una marea di gente che mi segue, perché voi avete visto che l'anno scorso tra le pagelle e i video di approfondimento abbiamo fatto centinaia di migliaia di visualizzazioni con la Formula 1 sincera, quello che penso io. Quando c'è stato da bacchettare Ferrari o gli altri l'abbiamo bacchettata, quando c'è stata da elogiarla l'abbiamo elogiata. Quindi non devo leccare il culo a nessuno. Se penso che Ferrari quest'anno possa avere tante possibilità ma anche tanti scheletri nell'armadio, io lo dico, non devo stare qua a leccare il culo a chi? A nessuno. Non me ne frega un cazzo, a me nessuno mi ha dato niente di voi che mi state seguendo a parte vedere i video. Nessuno mi ha regalato niente. Se sto a questo livello di crescita continua è perché mi faccio il culo tutti i giorni a creare contenuti. Quindi a me, che non è d'accordo, raga, va benissimo lo stesso. Io vado avanti lo stesso, vivo lo stesso, mi sveglio lo stesso la mattina, faccio il mio lavoro lo stesso e me ne sbatti i coglioni. Me ne sbatti i coglioni, perché molti di voi non siete obiettivi, molti di voi siete ultraghi o Mercedes o Red Bull o Ferrari e mi dà a scrivere i commenti senza un minimo di obiettività. Senza un minimo di obiettività. Cioè, capito qual è il discorso? Io argomento le mie... argomento quello che penso con dei fatti. Il video di ieri, per farvi capire, era di non essere così entusiastica al 100% Ferrari vince il mondiale. Perché non è così? Era per farvi capire che, per quanto io abbia saltato Ferrari nel video, molta gente non l'ha visto purtroppo, perché siete delle pecore perché insultate, non lo vedete il video. Ho fatto il video quando è stata presentata la Ferrari, ho detto che è una vettura estrema, che è una vettura che ha concetti innovativi, che ha un anteriore fantastico, che è una vettura che secondo me può lottare. Non l'avete visto quello, avete visto solo il video dove io dico ci sono anche delle cose oscure dietro la Ferrari che potrebbero portarci a non avere i risultati che speriamo. Si spera di no.
speriamo che Ferrari abbia fatto tutto bene, ma ci sono anche delle situazioni negative che una persona obiettiva deve dire, perché la vita non è tutto bello. Nella vita ci sono i problemi, bisogna anche parlarne. Ferrari nasconde degli scheletri nell'armadio e li abbiamo detti ieri. Sono ipotesi. Quando mi dite ma parla René Arnoux, Ivan Capelli, quello là, quello di là. Ragazzi, sono piloti di Formula 1, voi non siete niente, quelli sono piloti di Formula 1. Sono stati in Ferrari, sono stati a Maranello, a Fiorano, hanno respirato l'aria, hanno corso, quindi se un pilota del genere non è attendibile e scrivete una cosa del genere, vuol dire che avete dei problemi, vuol dire che nella vostra mente bacata avete dei problemi. Quell'altro che mi scrive sotto il video di Fiorano, dove io ho abitato per 5 anni, avevo 6 anni, ma mi ricordo tante cose. Quello mi scrive, avevi 6 anni, come fai a ricordarti? Cioè, avete capito il discorso qual è? C'è gente talmente celebrolesa che non si rende conto neanche che uno a 6 anni non si ricorda benissimo tutto, ma ha tanti ricordi di quello che ha fatto. Quindi rendetevi conto voi, e io mi devo mettere a perdere tempo a rispondere a sti imbecilli. No, vi banno e vi mando a cagare, perché a me il tempo mio è prezioso e lo investo in altri modi per migliorarmi giorno per giorno nell'ambito lavorativo e nell'ambito mio personale. Se voi non siete d'accordo, ciao ragazzi, va bene lo stesso. Quindi questo era un video per far capire ai nuovi iscritti, a quelli che si stanno inserendo ora sul canale, che qua tutti potete dire la vostra in maniera educata e costruttiva. Gli scostumati, gli imbecilli, i cretini, i casi umani, li bagniamo all'istante. E io continuerò sempre a dire quello che penso. Fin quando vedrete questo canale attivo ci sarà una persona che dirà quello che pensa. Quando mi dovrò omologare a quello che pensano gli altri per fargli piacere, non farò più video. Quindi questo è tutto, vi do appuntamento ai prossimi video, il vostro Supercore. Ciao friends.